Con Stefania Catallo ci eravamo visti l'ultima volta a maggio in una situazione piuttosto drammatica perché il centro antiviolenza di Torbella Monaca aveva chiuso e sembrava non ci fossero speranze di riaprirlo. Invece oggi, Stefania, siamo lieti di ritrovarti proprio davanti al nuovo centro. Cos'è successo? Cosa è successo? Dunque, è successo che abbiamo raccolto, grazie alla forza di tutti quanti, 54.000 firme e abbiamo avuto la possibilità di scrivere ben quattro volte all'ex presidente Napolitano, poi di richiedere udienza al ministro Alfano e addirittura siamo stati ricevuti in prefettura, quindi dal prefetto di Roma. Abbiamo rotto talmente le scatole che alla fine credo che non era più possibile far finta di non vedere. Ora, torniamo un attimo seri, questa era una battuta. È successo che la lotta è stata tanto tanto dura, però adesso ci siamo. Il municipio ha capito che era il caso di riaprire questo centro, di rimetterlo a disposizione della cittadinanza e da un mese abbiamo avuto le chiavi, abbiamo fatto qualche piccolo lavoro e siamo qua di nuovo. È molto bello che ci sia stata data una sede istituzionale, significa che comunque il lavoro in qualche modo è stato riconosciuto e questo ci fa piacere. Il centro ha un nome, è intitolato ad una figura abbastanza importante e vorrei che tu ne parlassi per spiegarlo, anche perché non è casuale. Il centro è stato intitolato a Marianne Risé, una ragazza di 24 anni argentina, scomparsa durante la dittatura del generale Videla, durante la mattanza degli anni 70. Marianne, oltre ad essere una modella, era una studentessa di antropologia legata al movimento dei Montoneros, quindi praticamente un movimento di combattenti che si opponevano a quella che era questa dittatura veramente infame. Abbiamo scelto di dedicarlo a lei perché ci è sembrata una figura emblematica, sia come donna, una donna combattiva e combattente soprattutto, e sia perché ha pagato nella maniera più volgare e becera con la sua bellezza. Quindi Stefania da adesso ricomincia il presidio sul territorio, ricomincia una speranza per le tante persone donne che si rivolgeranno a questo centro. Qual è il tuo lavoro sul territorio? Continueremo con l'accoglienza e tutti i percorsi di ascolto e quant'altro che si possono e di reinserimento lavorativo e sociale che si possono fare. Per quanto riguarda tutto il resto, questo diventerà un centro culturale, multiculturale, quindi si creerà cultura con attività di vario genere, quindi ospitando anche i ragazzi del liceo che abbiamo qui vicino, facendo venire studenti. Già abbiamo dei tirocinanti di counseling che vengono da noi per fare dei seminari. Si creerà soprattutto cultura. Cultura perché vorrei che alla fine non entrasse più nessuna a dirmi ho preso un sacco di botte, cioè vorrei che invece venissero persone a passare magari un'ora così solamente a chiacchierare ma a parlare di cose belle. Io ringrazio ancora tutti, voglio ringraziare in particolare Jacopo Venier che veramente è una persona eccezionale. Grazie a voi ragazzi, grazie.